valorosi della moto aratura in gara a Casal Palocco alle porte di Roma. Al via i campioni partono saltando sui loro cavalli d'acciaio. Si tratta di un concorso che ha 6 anni di vita. Quest'anno alle gare provinciali hanno partecipato 1500 persone. I 25 finalisti si contendono ora il primato in un duello all'ultimo solco. Ma chi vince veramente la gara è il proprietario di questo terreno. Glielo hanno arato a regola d'arte e gratis per giunta. Il sottosegretario all'agricoltura, onorevole Camangi, premia il vincitore consegnandogli l'aratro d'oro per dimostrare che nelle mani di un campione di moto aratura qualunque aratro diventa prezioso.